Maestosa, un polittico, cinque pannelli di ispirazione religiosa, ma invece dei santi ci sono i ponti, i grattacieli di Manhattan, c'è l'acciaio, ci sono le luci, il fermento di New York degli anni venti. È un ode, veramente un inno alla città di New York, al suo porto, ai suoi grattacieli, a Broadway, e quindi è maestoso come pezzo, così come era maestosa New York per lui quando camminava sul ponte di Brooklyn di notte e di giorno, esilarato da questa esperienza. Così Joseph Stella ha definito il primo futurista d'America, vive e racconta il nuovo mondo in Voice of the City of New York, un'opera custodita presso il Newark Museum in New Jersey e presentata al pubblico in una conferenza dedicata all'artista originario di Muro Lucano, emigrato in America all'inizio del Novecento, all'età di 19 anni. Ha cominciato a Pittsburgh come illustratore con dei bellissimi disegni, quindi ha veramente seguito la vicenda anche dei lavoratori, degli immigrati, nei luoghi dove lavoravano, dove vivevano, e lui stesso si mescolava con la gente nella Lower East Side, a Brooklyn. Però c'era anche quest'altra faccia, cioè a dire l'uomo che faceva parte dei circoli internazionali e cosmopoliti dell'arte di quel momento, con le avanguardie. Stella era molto amico dei futuristi, aveva una grande corrispondenza con Marinetti, e la sua arte si è totalmente ispirata ai futuristi. Il politico non è l'unico quadro custodito in questo museo del New Jersey. La curatrice del Dipartimento di Arte Americana ci mostra le altre opere di Stella non esposte nelle gallerie. Joseph Stella spent a lot of time here. Joseph Stella ha passato moltissimo tempo qui in New Jersey tra il 1910 e il 1920. Lavorava spesso con il nostro direttore, collaborava per installazioni di mostre e donò al museo diversi suoi lavori. Ne conserviamo 8. Questo è il più importante e lo ha realizzato negli anni 20. Idea centrale dell'opera, spiega la curatrice, è l'industria, perno della vita moderna. Questa è un'opera importante perché riassume la visione di Stella e dei suoi contemporanei di New York di quei tempi. Una città moderna in piena esplosione tecnologica, simbolo per Stella di una nuova religione. Pochi tra i presenti conoscevano l'importanza dell'opera di Stella nell'arte americana. Conferenze e visite come questa, sponsorizzate dall'ambasciata e dalle istituzioni italiane e locali, aiutano a conoscere il patrimonio artistico italiano presente in America. Beh, questo evento rientra secondo me in un progetto molto più ampio, che è quello dei percorsi italiani all'interno dei musei americani, che è un mio progetto, nell'individuare nelle maggiori istituzioni museali quelle che sono le opere più belle. È uno degli eventi fatti proprio per la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia.